un anarchico conservatore. È quasi un ossimoro quello che Gennaro San Giuliano usa per tracciare la figura di Giuseppe Prezzolini. Personalità complessa e intellettuale a tutto tondo, ha attraversato un secolo di storia d'Italia, quella post-risorgimentale della Prima Guerra Mondiale, delle riviste letterarie, del ventennio, del dopoguerra e della ricostruzione. Basta scorrere i collaboratori di Prezzolini, Benedetto Croce, Giovanni Gentile, Ardengo Soffici, Amendola, Papini, Gaetano Salvemini per percepire lo spessore di questo personaggio che ha avuto una vita molto articolata e variegata. Conservatore e modernizzatore, mussoliniano convinto e poi critico col fascismo quando diventò regime, Prezzolini fu soprattutto scrittore dalla schiena dritta. San Giuliano pesca tra ricordi e aneddoti e a Praia Mare, alla presentazione del volume, con lui c'è il governatore della Calabria, Giuseppe Scopelliti, a parlare della lezione di Prezzolini. Gli uomini che hanno dei riferimenti culturali importanti sicuramente hanno ulteriormente una grande forza, quindi Prezzolini ha rappresentato e rappresenta un riferimento utile anche per chi fa politica.